Are you struggling to lose weight and keep it off? Tired of wasting time and money on starvation diets that lead to more frustration and stress? If there was a weight loss solution that could actually work for you, would you try it? Then head to Golo.com. I'm Steve. I lost 138 pounds in nine months on Golo. I'm Amber. I've lost 128 pounds with Golo. If you're ready to take back control of your life, head to Golo.com now and see how Golo can work for you. That's Golo.com. My sleep is way better. My the inflammation has gone way down Golo saved my life. I was way overweight. That's what sent me down the path. I wanted to make sure and live for my kid. I have literally tried everything. I was on the verge of getting gastric bypass surgery, and I saw the Golo commercial, and it was the last thing I tried because it worked. Join over 2 million people who found a better way to lose weight with Golo. Your healthier and happier life begins at golo.com. That's G O L O.com. Again, G O L O.com. Stai ascoltando un messaggio registrato in diretta dal programma La voce del pastore, in onda su Parole di Vita. Il seme è la parola di Dio. Il seme non ragiona come ragioniamo noi. Ha dei principi in sé, stabiliti da Dio, e non è che noi possiamo decidere che deve fare il seme. Se fosse così, Tante persone non vogliono figli e li hanno perché? Perché il seme non ragiona come loro. Sono delle persone che hanno tanti figli, vorrebbero fermarsi, però fatto sta che quando ci sono le giuste condizioni hanno un altro figlio. Loro pensano, non ne vogliamo più. Il seme non si importa che pensano loro. Vedi? Il seme non ragiona come ragioniamo noi. Perciò noi non ci dobbiamo ragionare. Se il seme è la parola di Dio, noi dobbiamo seminarla. Dobbiamo soltanto stare attenti di seminarla dove c'è un buon terreno però può nascere anche dove non c'è un buon terreno. E allora? Allora noi dobbiamo seminare. Cerchiamo di fare il nostro meglio, anche se scegliamo il terreno per seminare, però c'è un proverbio che dice, dalla rosa nasce la spina e dalla spina nasce la rosa. Non sappiamo mai. Ci sono tanti fiori che vengono coltivati con tanta tenerezza da professionisti, fioristi e crescono. Però vediamo a volte nel mese di aprile e maggio che crescono anche nella roccia, dei fiori che sono fantastici, ma come ha fatto a crescere lì dentro? Un poco di terra genera cresce e fiorisce. Perciò quando diciamo come legge, come leggiamo in Luca 11, 8, 11, Gesù dice il seme è la parola di Dio. Perciò noi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo seminarla. Oggi guardiamo questo fenomeno questo miracolo del seme. Il seme non ragiona come noi. Il principio che Dio ha dato al seme è di riprodursi. Quando Dio dice una cosa, quella per tutto il tempo funziona così, a meno che Dio decida diversamente. Fin dalla Genesi nel capitolo 1, verso 11 leggiamo. Dice: Poi Dio disse: produca la terra della vegetazione, delle erbe che facciano seme, degli alberi fruttiferi che, secondo la loro specie, portino del frutto aventi in sé, avente in sé la propria semenza sulla terra, e così fu. Esso dunque cade, si riproduce e produce la sostanza che serve a noi per vivere. Pensa un attimo, se questo fenomeno, questo principio non avesse funzionato, noi che cosa ci mangiavamo? Quando parliamo del miracolo che Dio faceva scendere la manna nel deserto per 40 anni, diciamo, oh che miracolo. No, il miracolo è anche questo. Solo che noi ci siamo talmente abituati che non pensiamo più sia un miracolo, ma questo è dovuto all'ordine di Dio che gli ha detto e perciò cresce e ci nutriamo. Lì Dio usò un metodo diverso. Quello di farla scendere dal cielo, ma d'altra parte anche l'acqua è così, piove e innaffia i terreni, però c'è anche che, quella che sorge dal terreno e ci abbevera lo stesso, cioè Dio ha fatto tutto per farci stare bene. Alleluia, gloria al Signore. Esso dovunque cade, si riproduce e produce la sostanza che serve per noi, per vivere. E lo benedisse. Nel verso 22. Leggiamo. Poi guardiamo che cos'è la benedizione. Dio li benedisse dicendo, crescete, moltiplicatevi, riempite le acque dei mari e si moltiplichino gli uccelli sulla terra. Benedisse. È la prima volta che troviamo la parola benedire, cioè disse di crescere e di moltiplicarsi. Questa vuol dire benedizione, riproduzione, abbondanza. Pianti uno, raccogli cento. Quando Dio benedice, resta questo principio, perché l'ha detto Dio. Quando noi iniziamo a camminare con Dio e ubbidiamo, Lui dice, Io ti benedirò. Che vuol dire? Vuol dire farò moltiplicare tutto quello che tu fai. una benedizione che si spande a macchia d'olio dovunque noi facciamo qualcosa. Quando trovi una persona benedetta, mettiti insieme, perché riceverai benedizione. Giuseppe era un ragazzo benedetto, fu di benedizione e alla fine disse anche a chi gli aveva fatto del male, voi Avevate pensato di farmi del male, ma Dio lo ha tradotto in bene. Questa è la benedizione. Io sono un uomo benedetto. Ne ho passato tante come Giuseppe. Ma mi sono sentito sempre benedetto anche quando passavo nel tritacarne. Anche quando ci continuo a passare. Perché la mia fiducia è nel Signore. Ho iniziato, ho dato il mio cuore a Cristo, gli ho detto quando 57 anni fa, se tu mi salvi Signore, se tu mi fai sperimentare la salvezza che tu mi proponi, che parlano gli Apostoli, io ti do la mia vita fino alla fine dei miei giorni. E sono ancora qui. Da allora la benedizione di Dio si è posata sopra di me. Non è che non ho difficoltà, ma con Lui mi sento sempre benedetto. E mai nella mia mente è passato un pensiero: beato Tizio, beato Caio, mi sento sempre io beato, senza nessuna presunzione, ma solo perché Dio è con me. A Dio sia la gloria. Alleluia. E guardiamo un esempio di come Dio benedice. Leggiamo insieme in Genesi capitolo 26, verso 2 e 3. Bellissimo. Il Signore gli apparve e gli disse: Non scendere in Egitto. Abita nel paese che io ti dirò. Soggiorna in questo paese e io sarò con te e ti benedirò, perché io darò a te e alla tua discendenza tutti questi paesi e manterrò il giuramento che feci ad Abramo tuo padre. Beh, mi viene in mente che quando sono venuto qui al sud, perché abitavo al nord con la mia famiglia, il Signore mi disse, se mi vuoi servire veramente devi restare qui. E io sapevo che qui non c'era lavoro, non c'era possibilità di fare niente. Avevo un buon lavoro, facevo il pendolare in Svizzera, abitavo sul confine italiano, ho detto oh, ma come faccio a vivere? Però questa voce mi diceva se mi vuoi servire veramente devi restare qui. E così dopo un anno e mezzo mi sono deciso di non tornare più e restare qui. Ecco, così fa il Signore, ci chiama e noi dobbiamo essere ubbidienti. Ti benedirò come aveva fatto con suo papà. Leggiamo fino al verso 6. Soggiorna in questo paese e io sarò con te, ti benedirò, perché io darò a te e alla tua discendenza tutti questi paesi e manterrò il giuramento che feci ad Abramo tuo padre. Moltiplicherò la tua discendenza come le stelle del cielo e darò alla tua discendenza tutti questi paesi. Tutte le nazioni della terra saranno benedette nella tua discendenza. Perché Abramo ubbidì alla mia voce e osservò quello che gli avevo ordinato, i miei comandamenti, i miei statuti e le mie leggi. Così Isacco rimase a Gerar. Questo è un grande esempio per noi credenti, quando noi iniziamo a camminare con il Signore. Non dobbiamo fare i discepoli di pane e pesci, che seguiamo Gesù solo quando abbiamo bisogno di un panino. Il Signore deve avere il primo posto nella nostra vita. Caschi il mondo. Il Signore deve avere il primo posto. Certo, veniamo meno, cadiamo, siamo deboli, tutte le cose che possiamo dire. Ma noi dobbiamo continuare. Gesù ha detto, chi mette la mano all'aratro e guarda indietro, non è degno. Quando Dio ci chiama, quando senti l'appello che Gesù ti chiama, quello è un appuntamento che non ce ne sono pari sul pianeta Terra. Se senti la voce di Dio che ti chiama, se senti il Signore che ti chiama, Cristo ti chiama sempre, se tu stai attenta, se tu stai attento, ti chiama sempre, ti richiama, perché sa che siamo deboli, non rimandare a un'altra volta perché potrebbe essere troppo tardi. Il te I tempi sono malvagi, tu devi cercare ogni giorno, come se fosse l'ultimo giorno, servire il Signore costantemente senza fermarti e in qualsiasi possibilità. A volte mentre sto seduto anche nel bagno, continuo a mandare messaggi su messenger, rispondo non mi fermo. Ma, ma è, un, è una passione che Dio mette perché vogliamo vedere che Dio venga glorificato. Isacco fu felice di rimanere lì, Dio gli aveva promesso: Ti benedirò. Che vuol dire la benedizione? Quando Dio benedisse il seme, voleva dire che doveva riprodurre. La benedizione è riprodurre. Un chicco produce cento. E quando noi ci muoviamo, dovunque mettiamo le mani, siamo benedetti e siamo di benedizione. Perché è Dio che mantiene la sua parola. Seminò il seme. Il seme contiene... Il principio della benedizione. Dio così aveva detto. Rileggiamolo. Così ci rendiamo conto di che cosa parliamo. La parola di Dio è la verità. Leggiamo in Genesi 1, 11 che già abbiamo letto, è il verso 22. <coughs> produca la terra della vegetazione, delle erbe che facciano seme, degli alberi fruttiferi che, secondo la loro specie, portino del frutto, aventi in sé la propria semenza sulla terra. E così fu. Verso 22 continua. Dio li benedisse dicendo, crescete, moltiplicate, riempite le acque dei mari e si moltiplichino gli uccelli sulla terra se uno ti chiede che cos'è la benedizione ora hai capito che cos'è tutto quello che tu fai prospera vuoi prosperare devi camminare con chi può ti, ti può far prosperare chi ha il maneggio di, questo, di questa benedizione e Dio, molti non capiscono la benedizione che cos'è. Pensa che Esaù se la vendette per un piatto di lenticchie. Una volta alla settimana a casa nostra mangiamo le lenticchie. Spesse volte dico, può essere mai possibile che per 50 centesimi, tanto vale, questo Esaù vendette la primogenitura chissà quanti ancora fanno così signore aiutaci. E beh, Dio aveva promesso a Isacco che lo avrebbe benedetto e Isacco restò dove Dio voleva. Leggiamo nel verso 12 del capitolo 26. Questi sono insegnamenti che ci servono, sore. Isacco seminò in quel paese e quell'anno raccolse il centuplo. Il Signore lo benedisse. Il Signore già aveva benedetto il seme, però qui dà l'impressione che Dio mise l'occhio su quel campo: come dire ai semi: voi qui dovete diventare più grandi, voi dovete crescere di più. E tu, spiga, ne devi portare di più perché questo è un mio compagno d'opera. Questo obbedisce a me. Questo è uno che vuole fare la mia volontà e io gli devo far comprendere che sono Dio. Bellissimo. Isacco stava facendo quello che Dio voleva, cioè la volontà di Dio. Dal canto suo, Dio lo benedisse. Dice a chi e chi voi dovete venirne fuori di più? Dio sorveglia su quel campo. Lì c'è un suo partner. Tutto quello che faceva prosperava. Quando noi diventiamo partner con Dio, non è che non abbiamo più difficoltà, però... Abbiamo Dio. E chi è al di sopra di Dio? Non cade foglia che Dio non voglia. Lui che conosce quanti capelli abbiamo in testa, sì, noi preghiamo, facciamo, ma alla fine Lui ci vede sempre come suo partner. Perché tali siamo, perché noi desideriamo fare la sua volontà. La prosperità è legata alla nostra obbedienza a Dio. Quando ascoltiamo la Sua parola che ci parla, noi dobbiamo coordinare i nostri pensieri, le nostre scelte nella Sua direzione. In Giosuè, Giosuè aveva davanti una, delle grandi bo, battaglie da portare: da conquistare la terra promessa. Ma Dio cominciò a parlare proprio di come si doveva comportare per arrivare a destinazione vittoriosa. Infatti in Giosuè 1.7 ci sono tanti versi che parlano, ma ne leggiamo solo uno. Dice così. Solo sii sì, molto forte e coraggioso, abbi cura di mettere in pratica tutte le regole che Mosè, il mio servo, ha scritto. Ti ha dato, non te ne sviare né a destra né a sinistra affinché tu prosperi dovunque tu andrai. È chiaro che qui il Vangelo non lo dobbiamo solo leggere, lo dobbiamo anche mettere in pratica nella nostra vita. Gesù dice proprio questo, se voi mi amate osserverete i miei comandamenti, se noi ce ne andiamo di testa nostra e ognuno fa quello che vuole, che vuol dire che noi facciamo le nostre scelte? È come dire, parla tu, io faccio che voglio io. No, noi dobbiamo cercare la volontà di Dio. L'altra mattina abbiamo letto, la volontà di Dio è che noi dobbiamo pregare senza fermarci. Dice, ma io non so che è la volontà di Dio, e comincia a farlo se tu non cominci a fare i primi passi, non cammini mai Isacco. Non senza difficoltà c'erano tante avversità. Ti voglio raccomandare, prendi la Bibbia dopo e leggi questo capitolo. Non era tutto facile, ma lui seminava. Per seminare non è che era già tutto pronto, lui dissodava un pezzo qui, un pezzo lì, quelli erano terreni di montagna, non era come la pianura padana e aveva dei grandi trattori che si mettevano, no, allora si zappava con una zappa di legno, pensa tu, quante difficoltà c'erano. La prima cosa doveva dissodare in quelle zone è lavorare, seminava. Ma seminare non è che seminava solo il grano. Qui mettiamo l'erba per gli agnelli, qui mettiamo i lupini, qui mettiamo i ceci, qui mettiamo il mais. Qui le patate, qui mettiamo le rape, mettiamo i finocchi, mettiamo i zucchini. Uè, sorella, seminare non è che ci possiamo mettere così e guardiamo e aspettiamo che Dio benedice. Le cose sono pratiche. Molti pensano che Dio benedice così. A Napoli usano che per prendere qualcosa giù dal balcone terzo, quarto piano, al negoziante che gli porta il pane da mangiare, scendono col cestino, con la corda e la tirano su, però devono pagare il pane. Molti credenti addirittura pensano che Dio benedice stando così con i denti in bocca. Certo che Dio benedice. Però richiede che noi facciamo la nostra parte, perché la scrittura dice, noi seminiamo, dice Paolo, ma Dio fa crescere, se non semini che deve far crescere? L'erba, cresce l'erba, crescono le zizzani. <ride> Dobbiamo essere pratici nella vita, sorella mia, perché molti sono restati bambini. Ma sì, Dio provvede. Certo che Dio provvede, io ci credo profondamente. Però noi dobbiamo sempre arrivare al limite dove possiamo arrivare noi. Poi dove, dove non possiamo arrivare noi, continua Dio. E qui notiamo così, questo uomo era figlio dell'amico di Dio e lui poteva... Chi più di lui poteva dire, oh Dio, io ho detto che mi hai detto di restare qui, sono restato qui, boh, cerco di farmi una bella carrozza, mi ci siedo sopra, e hai detto che mi benedici, pensaci tu, no, semi E non era facile, ti assicuro, in quei terreni di montagna, perché io ci sono cresciuto, sono figlio di contadini. Dove vedevamo un piccolo lembo di terreno, qui ci potremmo mettere le patate perché è terra adatta per le patate. Qui vengono meglio i ceci. No, qui i ceci non cuociono perché dove c'è un tipo di, di, di pietra i ceci vengono duri. E bisognava fare così. Allora dobbiamo seminare. Questo è un esempio per noi che dobbiamo seminare, seminare, seminare. Gloria al Signore. Leggiamo dal verso 12 al verso 16: Dopo aver seminato, le difficoltà non mancano. Isacco seminò in quel paese, e quell'anno raccolse il centuplo dei ceci, dei fagioli, della... con tutta la saggezza che Dio gli dava, doveva scegliere il terreno giusto. E il Signore lo benedisse. Quest'uomo divenne grande e andò crescendo sempre più, finché diventò ricchissimo: non si fermava di lavorare. Fu padrone di greggi, di pecore. Ebbene, bisognava pascolarle, mungerle, coltivarle: mica arrivava tutto così. Di mandri e di buoi e di numerosa servitù. I Filistei lo invidiavano. Noi avevamo, noi avevamo le pecore, avevamo le mucche, gli agnelli, capretti, galline, tacchini. Ma sorella mia, ma quello era un lavoro veramente, ci dovevamo alzare la mattina. Allora non c'erano carri, gli asini, bisognava caricarli e a volte erano strade di montagna, di collina. Dio benedice, ma noi dobbiamo fare la nostra parte, sorella mia, ti prego, fratello, continuiamo, arriviamo al verso 16. O già ci siamo arrivati? Perciò, ecco le difficoltà. Perciò durarono e riempirono di terra tutti i pozzi che i servi di suo padre avevano scavati al tempo di Abramo suo padre. E Abimelech, questa dinastia di re che si trovava lì, disse ad Isacco, vattene via da noi perché tu sei molto più potente di noi. Pensa nella quotidianità nostra, non è che va tutto liscio è sempre discesa. Noi abbiamo sempre difficoltà. Ma le difficoltà ci forgiano, ci rendono forti, perché ogni volta che andiamo al Signore, Lui ci dà le strategie come dobbiamo continuare. Signore, come devo fare qua? Come mi devo comportare con questo? Come mi devo comportare con quest'altro? A volte la mattina dobbiamo pregare per dire Signore, dammi un altro bicchierino di pazienza oggi che devo incontrare quell'avvocato, devo incontrare quel giudice, devo incontrare quel rappresentante tante ho chiesto sì beh la vita è fatta così ma col signore lui è il consulente migliore che noi possiamo avere tutto questo accadde perché voleva piacere a Dio nel contesto non privo di difficoltà molti pensano che quanto cominciano a camminare con Dio. Ah, ho risolto tutti i problemi. Non è vero, ce ne sono tanti che si aggiungono e anche quando Dio ti benedice, ce ne sono sempre di quelli che ti vogliono chiudere i pozzi, ma Dio ti fa mancare l'acqua. Leggiamo dal verso 7 al verso 11. Ma quanto mi piace la parola del Signore! Quando la gente del luogo gli faceva delle domande intorno a sua moglie, un'altra complicazione, e gli rispondeva: Ah, questa signora è mia sorella, perché aveva paura di dire è mia moglie. Non vorrei, e gli pensava, che la gente di quel luogo mi uccida a causa di Rebecca. Infatti, lei era di bell'aspetto. Mentre era là da molto tempo avvenne che Abimelech, questa dinastia di re, re dei Filistei, si affacciò alla finestra e vide che Isacco scherzava con Rebecca. Moreggiava, diciamo, sua moglie. Dice: ma allora Abimelech chiamò Isacco gli disse, certo Costei è tua moglie, come vai dunque, hai detto, è mia sorella. Isacco rispose, è eh perché dicevo non vorrei essere messo a morte a causa di lei. C'era una certa moralità allora e Abimelech che ci hai fatto, poco ci mancava che qualcuno, forse lui stesso stava pensando, sta sorella, Sta sorella di questo giovane mi piace e ci aveva messo anche lui gli occhi addosso e dice qui poco ci mancava che qualcuno, è facile che quel qualcuno, era proprio lui del popolo, si unisse a tua moglie e tu ci avresti attirato addosso una grande colpa. E Abimelech diede quest'ordine a tutto il popolo, non la toccate, lasciatela stare, che quella non è sua sorella, quella è sua moglie, chiunque toccherà quest'uomo, sua moglie, sia messo a morte. Meno male, Dio, vedi? Dio sempre ci protegge. Chi era che metteva questi pensieri nella mente di Abimelech se non Dio? Chi può farlo più di Dio? Ecco, nella scrittura dice che dove c'è la tentazione Dio ci dà anche la via di uscita. Questa è bella questa parola, perché è facile che stai vivendo un momento di tentazione, ma guarda che Dio ti dà la via di uscita. Però molte volte siamo noi che non vogliamo uscire. Noi dobbiamo uscire quando Dio ci dice non fare questo. Esci da questo ambiente che ti troverai meglio. Dunque abbiamo letto che la parola di Dio è il seme. Abbiamo parlato del seme naturale, ora dobbiamo vedere il seme spirituale perché noi siamo responsabili, perché siamo seminatori del seme che è la parola di Dio. Ora prendiamo il naturale che viene prima per istruirci come dobbiamo fare nello spirituale. Gesù ha usato sempre il metodo del naturale per farci comprendere le cose spirituali. Adesso però ci devi mettere un po' di attenzione perché ci sono degli accostamenti che ci aiutano per comprendere come seminare. Gesù prende il naturale per spiegarci le cose spirituali. A Pietro gli disse: Seguimi, che ti farò pescatore di uomini. Ma che vuol dire? No, gli disse poco, ma gli disse tutto. Guarda, che per pescare ci vuole la pazienza. Una, ci deve mettere pazienza. Ci vuole l'impegno, perché lì ti alza alle tre la notte, anche qui dovrai fare così. Devi usare l'intelligenza, devi stare attento, devi fare le cose nell'orario che si fa. La stessa passione che metti per la pesca, così devi mettere la passione adesso per pescare non pesci morti, ma per pescare gli uomini nel mare del peccato. E tirarli fuori, proprio il contrario. Lui doveva pescare pesci vivi e farli morire. Ora devi pescare pesci morti nei falli e nei peccati, e io li faccio diventare vivi. Però tu ci devi mettere la passione, va bene? Poi, quando Pietro se ne andò a pescare, Gesù lo chiamò. Dopo la risurrezione ti ricordi? Disse ma Pietro ma tu mi ami più di questi cioè di pescare? Ancora hai la passione di pescare? Adesso la passione tua la devi mettere per pascere gli agnelli? Molti credenti restano con tutte le passioni che hanno prima quando incontrano il Signore. No. Qui c'è un, un insegnamento, sorella, fratello, dove ti trovi? Se la passione tua la metti sempre nelle cose materiali, non ti resta passione per servire il Signore. Tre volte glielo disse e stamattina lo dice pure a te. Molti credenti ancora sono attaccati al pallone, allo sport, alla, alla passione, ai soldi e chi più ne ha, più ne metta. Ma la scrittura dice che quando ci battezziamo siamo morti, adesso camminiamo in novità di vita e seguiamo Cristo. Molti si sono solo fatti il bagno, perché vivono tale e quale come prima. Oh, abbi compassione Signore questa mattina, ti prego, ti prego, ti prego. Leggiamo Luca 8:11 perché il tempo vola, ma signore dobbiamo fare di tre ore allora questo, queste riunioni la mattina. Are you struggling to lose weight and keep it off? Tired of wasting time and money on starvation diets that lead to more frustration and stress? If there was a weight loss solution that could actually work for you, would you try it? Then head to Golo.com. I'm Steve. I lost 138 pounds in nine months on Golo. I'm Amber. I've lost 128 pounds with Golo. If you're ready to take back control of your life, head to Golo.com now and see how Golo can work for you. That's Golo.com. My sleep is way better. My

Inflammation has gone way down. Golo saved my life. I was way overweight. That's what sent me down the path. I wanted to make sure and live for my kid. I have literally tried everything. I was on the verge of getting gastric bypass surgery, and I saw the Golo commercial, and it was the last thing I tried because it worked. Join over 2 million people who found a better way to lose weight with Golo. Your healthier and happier life begins at golo.com. That's G O L O.com. Again, G O L O.com. Il seme è la parola di Dio, bene. Il vero seminatore che genera salvezza è Cristo. Oh. Che bello! Leggiamo insieme in Matteo 13, 37, si cambiano le cose. Egli rispose, colui che seme nel buon seme è il figlio dell'uomo. <ride> che bello! Tu sai che la parola è stata fatta carne, Cristo è la parola, la parola si è incarnata. Il seme è il figlio dell'uomo, cioè quando seminiamo la sua parola, lui benedice il seme che seminiamo e produce. Isacco che cosa fece? Nel verso 12 dice Isacco seminò in quel paese e quell'anno raccolse il centuplo, il Signore lo benedisse. E Dio lo benedisse. Guardava secondo il tipo di terreno. Allora, lui stava attento di seminare nel terreno che doveva seminare per tutto quello che serviva. Noi dobbiamo seminare e dobbiamo avere sempre, secondo il meglio che possiamo, seme da seminare, dovunque possiamo seminare. Ma prima che seminiamo dobbiamo dissotare il terreno. Io sono contadino, perciò queste cose sono pratiche e te le posso insegnare questa mattina. Isacco, prima di seminare, dovette dissodare il terreno che c'erano le spine. Infatti, il profeta Geremia dice, nel capitolo 4, verso 3, che noi dobbiamo dissodare il terreno. <ride> che bello, guarda, stiamo facendo una passeggiata proprio da contadini questa mattina. Poiché così parla il Signore alla gente di Giuda e di Gerusalemme, dissodatevi un campo nuovo e non seminate tra le spine. Bellissimo questo. La prima cosa che dobbiamo togliere, le spine dal nostro cuore. Quali sono le spine nel nostro cuore? Il nostro cuore è pieno di idoli. Il sesso. Il successo, la superiorità, l'orgoglio. Io faccio qua, io faccio là, l'io che è 20 centimetri più alti, alto di noi, duro. E quelli sono idoli, le ambizioni che abbiamo. Togliere gli idoli, queste sono le spine che dobbiamo togliere. Dal nostro cuore dobbiamo togliere l'orgoglio, la presunzione. Dobbiamo invitare Gesù che ci aiuti perché senza di lui non possiamo fare niente. Sai quando comincia la vita nuova, la nostra vita, quando invitiamo Gesù e lo facciamo diventare il Signore della nostra vita. Si deve sedere sull'io, dove c'è l'io, ci dobbiamo mettere una D maiuscola davanti, ci dobbiamo mettere Dio e lui deve prendere le redini della nostra vita. Perché lui dice, attenzione, qui è importante perché se no non riesci. Lui dice in Giovanni capitolo 15 verso 5, nell'ultimo rigo, Ultimi due righi, dice così: Perché senza di me non potete fare nulla. Colui che dimora in me, nel quale io dimoro, porta molto frutto. Perché senza di me non potete fare nulla. Sai, se ci mettiamo a seminare io qua, io là, facciamo solo aria fritta, no? Isacco seguiva ciò che Dio gli diceva e Dio lo benediceva. Noi dobbiamo seguire ciò che Dio dice, in questo caso Gesù dice che senza di Lui non facciamo niente. Perciò noi dobbiamo camminare insieme con Lui, prendete su di voi il mio gioco e dobbiamo camminare al pari passi con Lui, sempre predisposti per dire: Signore, dimmi, Signore, dammi, Signore, tu sei qui. E eh? E continuiamo a seminare. Invitare Gesù che ci aiuti perché senza di lui non possiamo fare niente. Ora in Matteo 13:37 abbiamo letto che il figlio dell'uomo, Gesù, leggiamo, colui che semina il buon seme è il figlio dell'uomo. Leggiamo in Geremia 4.4, abbiamo letto 4.3, guardiamo come continua. Ah Signore, circoncidetevi per il Signore, circoncidete i vostri cuori, uomini di Giuda e abitanti di Gerusalemme affinché il mio furore non scoppi come un, furore, come un fuoco e non si infiammi al punto che nessuno possa spegnerlo a causa della malvagità delle vostre azioni. Circoncidetevi per il Signore. Che cos'è la circoncisione? La circoncisione? era che si asportava, si tagliava il prepuzio del bambino, dove si annidavano germi infetti, che produceva danno, sporcizia e infezione. L'infezione su di sé e quando avevano il rapporto sessuale per la procreazione, per la procreazione, per mettere il seme, per far nascere il bambino, quella sporcizia se non veniva tolta nel deserto non avevano i bidei, i bagni e così via, Dio lo sapeva perciò aveva ordinato la circoncisione allora potevano avere rapporti sessuali, il seme quando seminavano il bambino nel grembo materno non era infettato di germi che facevano nascere il bambino storpio, perché l'infezione portano questi, queste cose. Vedi questa immagine dell'Antico Testamento: il Signore dice che noi dobbiamo circoncidere il nostro cuore, vuol dire che nelle pieghe del nostro cuore dentro ci sono tanta sporcizia di peccato, di iniquità, tutte queste cose. Dobbiamo chiedere al Signore, dobbiamo circon farci circoncidere il cuore, ci deve lavare, ci deve purificare col suo sangue. Quello è il disinfettante che dobbiamo chiedere nella nostra vita. Quando andiamo a Cristo dobbiamo dire Signore, lavami col tuo, perdonami, lavami col tuo sangue e riempimi di Spirito Santo perché lo Spirito Santo dove c'è impurità non ci vive. Quando dice circoncidetevi, richiede purezza perché lo Spirito Santo è puro, lo Spirito Santo è Dio. Il peccato per noi ma vuol dire anche un nuovo campo da seminare, come abbiamo letto nel verso 3. Il Vangelo dobbiamo seminare anche noi. Noi dobbiamo seminare la parola, sempre un trattato, un opuscolo, una Bibbia, secondo le possibilità che abbiamo. Per essere benedetto Isacco seminava qui le patate, qui i ceci, qui i lupini, qui le, 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 il mais, qui noi dobbiamo seminare sorella, dobbiamo dissodarci un campo dove siamo, dove abitiamo. Perché il regno dei cieli è così. Lui seminava nel regno della terra, ma la terra serve per istruire noi come dobbiamo fare per il regno dei cieli. Leggiamo insieme in Marco capitolo 4 verso 26. È Gesù che ce lo dice. Diceva ancora, il regno dei cieli è come un uomo che getti il seme nel terreno il seme nel terreno intanto il principio del seme è che deve germogliare se noi non lo seminiamo che cosa germoglia leggiamo nel verso 27 ma il signore ci parla nella sua parola e dorma e si alzi la notte e il giorno, il seme intanto germoglia e cresce senza che Egli sappia come. E così anche se è poco, quel poco che seminiamo, il Signore lo benedice e lo fa crescere. Il verso 31 ci dice che quel poco che noi riusciamo a fare produce la seme della parola di Dio. Esso è simile a un granello di senape, il quale quando lo, è, quando lo si è seminato in terra è il più piccolo di tutti i semi che sono sulla terra. La parola del Signore contiene nutrimento e proprietà medicinali. Gesù è andato a prendere proprio quel seme che ha due virtù, uno in sé. Serve per mangiarlo e l'altro è in sé che tiene proprietà che ci fanno medicine speciali con il seme di seme di abbiamo detto granello di senape. Questa è la figura della parola di Dio che contiene il nutrimento e la disinfettazione della nostra vita perché ci purifica. Quando noi la seminiamo nel cuore degli altri, fa la stessa cosa: nutre e purifica il cuore per aprire il cuore a Cristo. Ancora di più, dice Pietro, dice che la parola che noi seminiamo, che riceviamo e seminiamo è il puro latte. Cioè, a tutte le sostanze necessarie che abbiamo bisogno per crescere nella fede, perciò noi la dobbiamo, ci dobbiamo nutrire e seminarla, perché esso seme porta, fa il pane per noi e il seme da seminare. Ci nutriamo e abbiamo anche da poter seminare la parola. Se io non mi nutro della parola, Cosa ti semino adesso? Io prima ho dovuto nutrirmi della parola e ora la semino a te per aiutarti a comprendere che tu devi fare così nella tua vita. Questa è la parola del Signore. Contiene nutrimento. Leggiamo 1 Pietro 2.2. O oh Signore aiutami, aiutami, aiutami. Come bambini appena nati desiderate il puro latte spirituale, cioè la parola, perché con esso cresciate per la salvezza. Il latte puro il Signore vuole che noi seminiamo. Noi dobbiamo seminare l'Ecclesiaste, vuol dire il predicatore. Nel capitolo 11, verso 6, dice così: Fin dal mattino semina la tua semenza, e la sera non dar posa alle tue mani. Questi siamo noi credenti. Poiché tu non sai quale dei due lavori riuscirà meglio, se questo o quello, o se ambedue saranno ugualmente buoni. In questo modo, con tutte le incertezze, gli uomini in questo mondo, con tutte le incertezze, gli uomini senza Dio si impegnano in tutte le con tutte le loro risorse per far fruttare Ciò che credono. Prendi un investitore, se uno deve aprire eh, una nuova attività e così via, no? Perché ci crede, investe tutto: il tempo, trascura la famiglia, fa debiti, perché crede che investire in quella direzione avrà dei risultati. A noi lo Spirito Santo dice questa mattina. A te e a me lo Spirito Santo ci dice, che noi dobbiamo seminare perché Lui vuole benedire, come benedisse a Isacco. Spiritualmente parlo questa mattina. Però Dio lo benedisse, ma Lui doveva dissodare, seminare, comprare il seme, così dobbiamo fare noi. Pare che noi abbiamo da investire in tutte le direzioni. Se dobbiamo fare una porta a casa nostra cerchiamo quella di 5.000 euro, se la dobbiamo fare nella chiesa la vogliamo prendere di 300 euro. Ho già detto tutto. Se noi crediamo dobbiamo investire il meglio che possiamo perché Dio possa benedire quello che facciamo. Il nostro tempo, i nostri talenti, la nostra passione, le cose che noi abbiamo, quelli che credono fanno debiti per fare ciò che e non hanno nessuna garanzia che funzioni. Noi credenti, quando seminiamo la parola del Signore, siamo in abbinamento con Dio, abbiamo la certezza che Dio benedice quello che facciamo. È triste, non trovo le parole, quante chiese non stanno più facendo questo, quanti credenti. Sono restii. Quando eravamo nel vizio spendavamo di tutto e di più per sigarette, per droga, per vino, per viaggi, per sesso, per successo, per partite. Andavamo all'estero. Ora che siamo diventati credenti, pare che siamo i più miserabili di questo mondo. Aiutaci, Signore, per amore del tuo nome. Noi dobbiamo seminare, seminare seminare il seme lo dobbiamo seminare noi e Dio lo benedice io ho questa convinzione dentro di me che ogni giorno devo raggiungere nuove persone nuovi messaggi nuove persone io devo arrivare ogni giorno al limite e un po' di oltre limite e un po' di oltre noi dobbiamo avere questa passione di seminare perché Dio ha promesso che Egli benedice il seme dove noi lo seminiamo. Deve essere questa la passione di ogni credente perché la parola di Dio è molto chiara io diversamente non la saprei spiegare se non con una convinzione che il Signore ci sta parlando in questa mattina di sodare, seminare, comprare il seme lo dobbiamo fare noi quando questi investono Fanno debiti le persone del mondo. Gesù dice che molte volte i figli di questo mondo sono più saggi delle, de, dei figli della luce. Quando bisogna aprire un supermercato, spandono da tutte le parti, spendono milioni di pubblicità per far capire che lì c'è un negozio. Noi apriamo una chiesa, non lo sanno neppure quelli a fianco. Aiutaci Signore. Lo sai che molti non sanno che c'è la Chiesa dove stai tu? Perché tu entri e te ne vai per i fatti tuoi. Fai dei volantini, dagliela al postino, investi. Noi crediamo così. Noi ci muoviamo così. Abbiamo fatto i calendari, abbiamo preso un annuario nuovo di, una, di un fratello che l'ha fatto, di 6.000 indirizzi di chiese. Abbiamo mandato circa 6.000 calendari per far conoscere i calendari. Quanto costano? Quanto costano non ha importanza, ma il seme è benedetto. Dio benedice quando tu semini, se tu non lo fai che cosa deve benedire Dio? Dissodare, seminare, comprare il seme lo dobbiamo fare noi. Fanno tanta pubblicità, investono tempo e denaro. Noi non dobbiamo fare da meno. Come possono sapere se tu e io non lo diciamo neppure? Non ci credi? Se credi nel Signore. Ma la parola del Signore viene a noi con potenza questa mattina. In Romani 10:14 dice così. Come invocheranno colui nel quale non hanno creduto? È colpa loro che non hanno creduto? No. E come crederanno in colui del quale non hanno sentito parlare se noi non parliamo? E come potranno sentirne parlare se non c'è chi lo annunci? Vedi, la scrittura ci aiuta a comprendere le logiche che noi dobbiamo adottare nel campo del Signore. Nella quotidianità lo sappiamo fare, nelle cose di Dio no, ma come mai? Il naturale viene prima per istruirci come dobbiamo muoverci nel campo spirituale. Geremia ci dice nel capitolo 4 verso 3, leggiamolo un'altra volta. Questo è il compito che tu devi sviluppare dove Dio ti ha messo, sorella, fratello, poiché così parla il Signore alla gente sua, dissodati un campo nuovo e non seminare tra le spine. Sì, dove sei tu? Devi lavorare proprio come Giacobbe perché Dio ti possa benedire. La chiesa primitiva, ogni casa era diventata una chiesa. Adesso non andiamo né in chiesa né in casa. Aiutaci Signore, per amore del tuo nome, risvegliaci in questo giorno. Dio ti vuole benedire. La parola di Dio deve essere oggetto di tutte le nostre conversazioni. Quando noi parliamo con le persone non dobbiamo parlare come parlano gli altri, Socrate, Tizio, Caio, Zembroni, noi dobbiamo parlare con esempi biblici, non fare come Giuda. Magari uno è vicino e dice perché Giuda che fece? Giuda ha tradito il Signore. E hai l'occasione di dire, Signore aiutaci. Mosè dice... Che cosa dice Mosè? Dice tante cose, però tra queste dice: Signore, imparaci a contare i nostri giorni per essere pronti, mo' che tu ritorni. <ride> Paolo dice, Paolo, che dice? Non vi illudete, non possiamo beffarci di Dio, perché quello che seminiamo quello raccogliamo. Se semini tempesta, se semini vento, raccogli tempesta. Noi dobbiamo usare un linguaggio nuovo. Quando parla parleranno nuove lingue. Il Signore dice che coloro che sono battezzati, che seguono Lui, saranno battezzati nello Spirito Santo e parleranno le lingue dello Spirito. Ma dice anche che parliamo una nuova lingua. Noi dobbiamo proclamare le virtù di colui che ci ha chiamato, con fare come Giuda, non fare come i figli di Eli che fecero i figli di Eli. Erano figli di un grande sacerdote, ma loro erano Ecco, noi, dovunque ci muoviamo, non fare come i figli di Eli. Ti dico cosa fecero. Come non fare come Giacobbe. Non fare come Saù. Che fece Saù? Esaù per poco si vendette la benedizione di Dio. Forse ti vendi la benedizione di Dio per, un, per una cosa di questo genere. Non fare come Saù. Beh, questo lo dice il Signore. Guardiamo cosa dice in Deuteronomio capitolo 6 dal verso 4 al 6. Ascolta Israele. Prima di tutto dobbiamo ascoltare la parola del Signore, sempre con intenzione, non udire ma ascoltare con interesse. Il nostro Dio è l'unico Signore. Tu amerai dunque il Signore. Il tuo Dio, con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua e con tutte le tue forze. Gesù ha ripetuto questi, sono validi anche per noi. Questi comandamenti che oggi ti do ti staranno nel cuore. E poi dice a casa come ci dobbiamo comportare. Casa non vuol dire solo nella nostra famiglia, ma dovunque ci troviamo è casa nostra, no? Noi siamo. Nell'ambiente dove ci sentiamo ad agio nostro, guardiamo dal verso 7 al verso 9. Che dobbiamo fare, come ci dobbiamo muovere? Li inculcherai ai tuoi figli. Molti figli di credenti non sanno niente, non, non, non preghiamo manco con loro. Aiutaci, Signore. Ne parlerai quando te ne starai seduto in casa tua, quando sarai per via. Quando ti coricherai e quando ti alzerai. Te li legherai alla mano come un segno, te li metterai sulla fronte in mezzo agli occhi. Li scriverai sugli stipiti della tua casa, metti dei quadri nella casa, ci sono case di credenti che non c'è neppure un quadro evangelico con la parola di Dio e sulle porte della tua città. Dobbiamo manifestare che apparteniamo al Signore. Il mondo si aspetta dai credenti. I credenti dobbiamo fare questo. Nel mio paese quando il Signore ha salvato una persona si chiamava Zio Francesco, era amico di mio nonno. La mattina si trovavano spesso di andare in campagna insieme. Zio Francesco credente pregava così, Signore dammi qualcuno da poter camminare insieme per parlargli di te. Mio nonno non era credente, pregava così, Madonna mia, non mi fai incontrare a Francesco stamattina perché quello mi fa perdere un sacco di tempo. Vedi, la testimonianza è importante. Se noi non testimoniamo, non seminiamo un opuscolo, un trattato, un Vangelo. Signore, aiutaci. Poi dice, Signore non mi benedice. Ma che cosa deve benedire? Noi non seminiamo niente. Io ho una convinzione che quando noi seminiamo Dio benedice. Ma non è una convinzione sterile, è una convinzione che mi ci affogo dentro perché io ci credo veramente. Mentre sto parlando, io parlo solo qui, io non ho nessuno intorno ma una convinzione che dove arriva la parola porta segni, prodigi e miracoli perché la parola di Dio contiene l'onnipotenza di Dio. Abbiamo sentito ieri un piccolo foglietto, credenti che hanno trovato un foglietto di calendario e si sono convertiti, ma noi se non, se non lo facciamo, un, un foglietto di qualsiasi parola di Dio, Signore aiutaci. Quando il Signore mi ha salvato ho trovato alcune meditazioni di un fratello che erano scritte a penna. Ho incominciato a leggerle così, sembravano buttate, mi facevano piangere della gioia di come, di come eh, il Signore si serviva di quel fratello. Quante volte abbiamo sentito... Oh, ho trovato la Bibbia che regalò mia nonna, regalò mio zio a mia nonna. L'ho trovata e il Signore mi ha cambiato, mi ha salvato. L'Ecclesiaste dice nel capitolo 11, verso 6. Leggiamo: Fin dal mattino, sorella, semina la tua semenza e la sera. Non dar posa alle tue mani, poiché tu non sai quale dei due lavori riuscirà meglio, se questo o quello, o se ambedue saranno ugualmente buoni. Anche oggi il Signore ci ha parlato. Tiriamo le somme, guardiamoci nello specchio della parola e diciamo: tutto questo è scritto nella parola o si sta trasferendo nel nostro cuore? È vero che non raggiungeremo mai la maturità di Cristo, ma i nostri sentimenti devono crescere in quella direzione. Cristo dice nel capitolo 17 di Giovanni, io ho annunziato, dato loro la mia parola, benedicili, santificali. Se Cristo non avesse dato la parola, noi come sapevamo tutto questo? Se qualcuno non ti avesse parlato del Signore, tu non eri salvato. Perciò noi adesso abbiamo il compito di annunciare la parola come meglio possiamo, senza perderci d'animo le difficoltà ci saranno le aveva pure il figlio di Abramo le difficoltà le ha avute anche il figlio di Dio io ho dato loro la tua parola il mondo li ha odiati proprio perché egli aveva dato la sua parola per applicarla nella loro vita perché non sono del mondo come io non sono del mondo noi siamo del regno dei cieli Signore aiutaci in 4,26 dice così: Marco 4,26 dice: Diceva ancora: Il regno di Dio è come un uomo che getti il seme nel terreno e dorma e si alzi la notte e il giorno, e il seme intanto germoglia e cresce senza che egli sappia come. Ci vuole la perseveranza, ci vuole dal continuare. E quando cominciamo a pregare, quando cominciamo a perseverare in quello che il Signore ci ha chiamato, non possiamo trapiantare come si trapianta un albero un giorno qui, un giorno lì. Quando Dio ci chiama, noi dobbiamo perseverare. La goccia continua buca la pietra, noi dobbiamo essere così. Il Signore, così mi fa sentire e così faccio. Se tu hai seguito questo canale, per me portare la parola due, tre volte, cinque volte al giorno, quante volte posso, dentro e fuori? Questa è la passione del mio cuore, perché credo che milioni devono essere salvati. Io ci credo, io ci credo, io ci credo. Ma non ci credo giusto per dire, ci credo perché io non voglio dormire sopra a qualcosa che appartiene a Dio e che Dio gli fa piacere. Noi dobbiamo fare quello che piace a Dio. Gesù ha detto andate per tutto il mondo. Questo è il più grande mandato che il Signore ci ha dato. Quando noi facciamo questo, non facciamo altro che il nostro dovere e quando abbiamo fatto tutto, siamo ancora dei servi disutili perché realmente è lui che fa miracoli, segni, prodigi e miracoli attraverso la sua parola che conquista anime per il regno dei cieli. Li vedremo nel cielo. Qui non so quanti ne posso incontrare, ma so che nel cielo. Alleluia, alleluia. Sakamashanda, la So che nel cielo ci saranno milioni che hanno ricevuto la parola e che Dio li ha salvati, che sono stati purificati dal sangue dell'agnello. Signore, aiutaci, aiutaci, aiutaci a portare anime a te, Signore. Sì Signore, sì Signore, fa venire fuori un esercito che proclami che tu sei risorto Signore. Sì. Grazie Signore, benedici la tua parola, benedici il fratello la sorella e metti passione nel nostro cuore di vedere. Coloro che ci circondano di essere salvati nel nome di Gesù Cristo. Amen. 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 Hai ascoltato un messaggio registrato in diretta. Continua a seguirci sui nostri canali social o sul sito www.paroledivita.org.